Posizione, adesso lo riaccendo. È iniziata adesso Siderno Gallinese. Siderno che viene a tre pareggi consecutivi e attualmente sesto posto con 13 punti. Intanto Rudel se la porta avanti bene col tacco. Rudel in area di rigore. Rudel col destro. Cerca il pallonetto di prima. Non riesce. Rudel la mette dentro. E sigla il gol del vantaggio. Il numero 29 del Siderno. Rudel che va a esultare verso la bandierina. Grandissimo il gioco di Rudel. Riparte un'altra azione del Siderno con Monteleone che adesso prova il tiro deviato di prima. Sempre Femia che cerca questo pallone al centro per il colpo di testa tentato da Manuel Marino. In avanti qui riesce la Gallinese a tenere il pallone fermato però nuovamente a posizione di fuorigioco. Sinistra è solo, può mettere al centro questo pallone, cerca di accentrarsi. Bordon libera il destro, Berikashvili impresa sicura. Parte adesso il traversone, arriva il colpo di testa, la palla rimane in tensione lì, subisce però fallo di carica sul portiere. Arriverà il fischio da parte di Martorano. Invece arriva proprio in questo momento, quindi termina il primo tempo tra Siderno 1911 e Gallinese con il risultato di 1-0. Iniziato in questo momento il secondo tempo tra Siderno 1911 e Gallinese. Di questo corner arriva adesso il traversone verso il centro, il colpo di testa tentato. Riesce qui l'intervento Fernandez in area di rigore. Fernandez tutto solo davanti a Berikashvili. Fermato ottimamente. Savino larga bene verso Buonarrigo che tenta il cross. Monteverde. Avanti verso Stilo. Riceve palla Fernandez che prova il sinistro. Un gol fenomenale quello del Siderno. Un sinistro secco, 45esimo sul cronometro. Parte adesso il traversone. Non c'è palo, incredibile. Il pallone rimane lì. Atterrato un giocatore della Gallinese. Fallo però in attacco. Su Caravaglio. Sull'intervento di Siclari. Rosso. Arriva il rosso per Buonarrigo per l'intervento di Caravaglio. Quindi chiude. Finita adesso tra Siderno 1911 e Gallinese. Risultato di 2-0 per i padroni di casa.